Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video del canale. Quest'oggi Deck Profile Phantom Knight versione budget, una versione che è stata ideata per chi vuole riapprocciarsi al gioco con questo mazzo senza spendere grosse cifre. Ovviamente, essendo una versione budget, carte come DPE, F0 o tutto il pacchetto Brave Token non saranno presenti al suo interno, dato che costano veramente molto. Il tetto di spesa che mi sono posto per questa versione è stato di 100 euro e c'è solo una carta che è abbastanza costosa, sta sulla ventina d'euro, che vedremo dopo. Comunque, detto ciò, procediamo con la lista. Mano a mano che andrò avanti vi dirò i prezzi delle carte e poi sul canale, tra l'altro, uscirà un piccolo video combo spiegazione di questa versione del deck. Allora, prima carta, 3 per di scaglie lacerate, fondamentale, motore del mazzo, vi permette di scartare una carta dalla mano e mandare una carta Phantom Knight da deck a cimitero. Veramente ottima come carta ristampata all'interno del Tin 2021. Il playset, quindi il 3 per di questa carta, costa 9 euro. Più o meno 3 euro a copia sta la carta. Io ho preso i prezzi medi. Poi procediamo con il 3x di un'altra carta veramente molto molto forte, cioè Boots. Lui si speciala ogni qualvolta controllate un mostro Phantom Knight, e se ce l'avete nel cimitero lo potete bandire per andare a prendere una carta magia o trappola di archetipo e portarla alla mano. Il 3x sta all'incirca 1,20 euro, dato che la carta è stata ristampata in versione rara all'interno della Maximum Gold El Dorado ed ha un prezzo medio a singola copia di 35-40 centesimi. Doppia copia anche per Antico Mantello, carta che sta il 2x a 50 centesimi, anche lui come Boots è stato ristampato all'interno della Maximum Gold El Dorado in versione rara. Molto buono, quando ce l'avete nel cimitero lo potete bandire per andarvi a portare dal deck alla mano un qualsiasi mostro Phantom Knight, e inoltre quando è sul terreno lo potete spostare in posizione di difesa per pompare di 800 i punti di attacco e di difesa di un mostro oscurità che controllate. Carta veramente molto buona che volete avere sempre al cimitero. Poi, ultimi due mostri, Phantom Knight, un guanti laceri e mono schinieri macchiati. Allora, entrambi costano 10 centesimi, quindi tutti e due costano 20 centesimi, e guanti laceri vi permette di bandirlo dal cimitero per mandare dal deck al cimitero una qualsiasi carta Phantom Knight. Invece schinieri macchiati è molto utile perché ogni qualvolta evocate specialmente un mostro Phantom Knight, lui lo potete evocare specialmente dalla mano e vi permette di specialare un mostro Phantom Knight che avete in mano bandendolo dal cimitero. Poi Ali Ride come mono costa all'incirca 25 centesimi, è stata ristampata all'interno del Tin 2021, è ottima per andare a fare poi l'Xyz Rank 4. Procediamo poi con il pacchetto BA con il 3x della guida tour. Fortunatamente la tour era stata ristampata all'interno dello structure deck Layer of Darkness, il cui prezzo sta a 1,20 euro, 1,30 euro a copia, quindi più o meno il 3x lo andrete a pagare 3,80 euro, 4 euro massimo. Poi Mono Libic, lui vi serve per sbriccare le mani quando vedete i pezzi BA, sta a veramente pochi centesimi perché sta a 65 centesimi. Loro due invece, Graf e Cir, costicchiano un pochettino, specialmente Cir perché non ha ristampe, anzi ne ha pochissime, se non sbaglio è stato stampato solo due volte e costa all'incirca 7 euro, mentre Graf sta sui 4,30 euro. Procediamo
Procediamo poi con i due kagemusha, molto buoni, li potete mettere in chain quando fate la tour e costano pochissimo dato che sono stati ristampati all'interno della Maximum Gold del Dorado e tutti e due li prendete a meno di 1 euro. Poi Brandiruota Psichico e Segugio Psichico come target di teletrasporto di emergenza che fortunatamente è stato ristampato. Entrambi costano veramente pochissimo, li trovate anche meno di 10 centesimi. Per quanto riguarda le magie, Monorinforzi, carta che è stata ristampata 400 volte, la trovate anche a meno di 10 centesimi. Monocopia dell'Alza Rango Magico, lui vi serve per andare a fare con il Drago Xyz Ribellioni, il Requiem o l'Arc. È carta che sta pochissimo, anche lei sta all'incirca 10 centesimi. Monocopia di Richiamato dalla Tomba, questa è una delle magie più costose dato che sta a 2,50 euro, però è un'ottima spesa dato che poi la potrete andare a riutilizzare in altri mazzi. Tutte le carte che costano un pochino, ad eccezione di Cir e Graff all'interno di questo deck, possono essere riutilizzate in altri deck dato che sono generiche. Monocopia di Mostro Resuscitato, anche questa a meno di 10 centesimi. Spolverino dell'Arpia, questa sta un po' di più. Stesso discorso per quanto riguarda Spolverino di Richiamato dalla Tomba, sta a 4,45 euro quella uscita dallo Structure Deck delle Divinità Egizie o Obelisk o Slifer, era stata ristampata all'interno di quello Structure Deck, se non sbaglio, super, e però è una carta molto forte che può essere appunto riutilizzata. 3 per di teletrasporto di emergenza, fortunatamente è stata ristampata nell'ultima espansione uscita questa carta e attualmente il 3 per sta a 90 centesimi, quindi 30 centesimi a copia, molto buono perché prima la carta stava a 5 euro a copia, è stata ristampata rara come la vedete qui. Poi, dato che Droplet costa 70 euro a copia, ci accontentiamo del 3 per di calice proibito. Il 3 per di questa carta sta all'incirca 3 euro. Altra spesa buona che è molto valida perché questa carta poi la potrete andare a riutilizzare in altri deck essendo generica. Doppia copia di Turbini Gemelli, carta che sta a pochissimo, anche a meno di 20 centesimi. È stata ristampata veramente molte volte. Monocopia anche per quanto riguarda la Sepoltura Sciocca, questa carta storica come rinforzi la trovate anche a 30 centesimi l'ultima ristampa di questa carta. Poi le tre Fogblade ristampate l'ultima volta, se non sbaglio, in Ghost from the Past e costano 3 euro tutte e tre, quindi 1 euro a copia. Poi monocopia di Brigantina, qua siamo un po' sfortunati perché Brigantina non ha molte ristampe e costa come minimo 2,30 euro. Poi monocopia di Ala, lei invece costa veramente pochissimo, 15 centesimi a copia. Procediamo ora con l'extra deck, composto ovviamente da 15 carte. Monocopia di Almirage, lo trovate a pochissimo. Cherubini, fondamentale per tutta la combo con la tour, i BA e roba varia. Lui costa all'incirca 4,25 euro. Poi Fenice costa 10 centesimi la carta, può tornarvi molto utile. Qua abbiamo Masquerena. Lei costa un pochino perché la carta sta sulle 8,70 euro, però è veramente molto molto buona quando non riuscite magari a terminare con un campo diciamo forte, fate mascherina e poi nel turno dell'avversario andate magari a fare unicorno che anche questo sta a 10 centesimi. Rusty sta all'incirca a 60 centesimi, questo della Gold, e questa è la carta che costa più di tutti all'interno del deck perché costa 20 euro, ovvero Apollosa.
Mascherina l'ho messa anche perché c'è Apollosa, è facile che con mascherina abbiate già cherubini sul terreno, potete andare a fare Apollosa nel turno dell'avversario. Apollosa carta veramente molto forte che dovreste recuperare. Poi per chiudere game il Drago Calibro Spada sta all'incirca 8 euro access code. Nonostante la ristampa all'interno della Gold Eldorado, anche lui sta comunque sopra le 50 euro, quindi ho dovuto per forza di cose inserire il calibro spada. Lui sta, come dicevo, intorno alle 8 euro. Se non il calibro spada, potete pensare di inserire Zeroboros, che forse sta ancora a meno soldi. Per quanto riguarda gli Xyz, intanto se n'è andata la luce, Leviair, lui vi serve perché vi riporta le risorse, sta all'incirca sulle 2,40 euro. Poi doppia copia di spada infranta sta a 40 centesimi perché è stata ristampata nella Gold Eldorado. Monocopia del Drago Xyz Ribellione Oscura, monocopia del Requiem e monocopia dell'Arc, tutti e tre li prendete a 30-40 centesimi. E poi ultima ma non per importanza, Redoer, carta veramente molto interessante che può farvi da out a qualche carta fastidiosa dell'avversario. Carta anch'essa ristampata all'interno di Ghost from the Past l'ultima volta e il suo prezzo si aggira intorno ai 30 centesimi. Detto ciò, il video delle combo arriverà prossimamente, almeno una combo giusto per farvi vedere un po' come funziona questo deck. Come già detto all'inizio, è una versione budget di Phantom Knight ideata per chi vuole ricominciare a giocare, magari dopo Master Duel. Mi sono arrivati tanti commenti e anche sotto gli altri video di PK per versioni un po' meno costose o comunque per alternative a carte costose in Phantom Knight. Come già detto, arriverà prossimamente almeno una combo, cercherò di portarvi per farvi capire come funziona meglio il mazzo. Detto ciò, noi ci vediamo ad un prossimo video del canale. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e lasciate like. E alla prossima!